La ricetta di oggi è l'uovo alla carbonara. Gli ingredienti che servono per preparare questo piatto sono gli stessi della ricetta tradizionale più qualche aggiunta. Abbiamo quindi delle uova, del guanciale già affettato, del pecorino, pepe nero, l'albume che abbiamo già preparato separato dai tuorli, della panna che è un ingrediente in più e poi del pan grattato che ci servirà per andare ad impanare il tuorlo. Iniziamo a lavorare. Per prima cosa affettiamo il guanciale, lo andiamo ad affettare a striscioline piccoline. Intanto facciamo scaldare la padella per poterlo saltare. È molto importante l'utilizzo del guanciale perché appunto essendo più grasso e più saporito, dà la caratteristica alla carbonara. Continuiamo a farlo tutto quanto a fiammifero. Dopodiché versiamo un filo d'olio nella padella, olio extravergine di oliva. Lasciamo che si scaldi. E andiamo a versare tutto il guanciale. Il guanciale comincerà a prendere calore dall'olio e lo lasciamo in padella finché non diventi completamente trasparente. Mentre procediamo con questa operazione, iniziamo a versare la panna in un pentolino. Nel frattempo dividiamo gli albumi dal tuorlo e andiamo a impanare il tuorlo. Andiamo a ripescare togliendo l'albume in eccesso, cospargendolo ancora con un pochino di pane e aiutandoci con la carta forno andiamo a togliere tutto il pane in eccesso. Lo lasciamo qui pronto per essere fritto. Il guanciale è pronto, lo asciughiamo su un piatto con della carta. In questo modo, aumentando la temperatura dell'olio, abbiamo permesso al guanciale di tirare fuori tutto il suo grasso e buttandolo sulla carta andiamo ad asciugarlo ulteriormente. Questo ci permetterà di ottenere un risultato più leggero. Andiamo a scaldare la panna. Intanto abbiamo acceso anche l'olio per poter poi friggere il tuorlo. Mentre la panna si scalda, carichiamo il sifone con l'albume che abbiamo precedentemente diviso dai tuorli e che abbiamo leggermente sbattuto per rompere la consistenza. Il sifone ci permetterà di montarlo molto velocemente. La stessa operazione avremmo potuto farla con una frusta, nella maniera tradizionale. Tanto la panna è calda. Versiamo a pioggia il pecorino. Lasciamo fondere finché non arriviamo alla consistenza desiderata. Così, lasciamo che cuocia a fuoco dolce. Intanto continuiamo a sbattere il nostro albume, che è già pronto, perfetto. A questo punto andiamo a comporre il piatto. Friggiamo prima il tuorlo. Vediamo se l'olio arriva a temperatura. Semplicemente buttando un pochino di pane. Versiamo il tuorlo con tutta la carta e velocemente lo tiriamo su. Facciamo attenzione che non esploda. Il tuorlo deve rimanere completamente liquido all'interno. La crema è pronta. Prepariamo anche l'albume. Aggiungiamo il pecorino. Vediamo subito che il volume si raddoppierà in circa 10 secondi, 10-15 secondi. Pronto e quindi andiamo a creare il piatto mettendo sulla base
la crema di pecorino. Quindi l'albume cotto che è diventato una nuvola. Sopra andremo ad appoggiare il tuorlo che, come ho detto, è liquido all'interno e croccante all'esterno, il guanciale, anche questo reso croccante dalla cottura, e del pepe nero per completare la caratteristica dell'uovo alla carbonara. E buon appetito!